ha chiarito le circostanze e correrà per il PD nelle prossime elezioni. Nel corso del vertice europeo di Bruxelles, il premier Gentiloni difende Maria Elena Boschi, finita ancora una volta nella bufera per la vicenda Banca Etruria. Penso che Maria Elena Boschi abbia chiarito le circostanze che erano emerse nell'audizione del presidente della Consob. Gentiloni, che dice no alla nascita di una lista con il suo nome, si augura che la campagna elettorale non sia dominata da bisticci sulle banche, ma quella del premier è speranza vana. Per il ministro dell'economia Padoan, il governo ha protetto i risparmiatori senza interferire. Mentre in commissione bicamerale, dopo il presidente della Consob Vegas, anche l'ex amministratore delegato di Veneto Banca Consoli rivela che la Boschi partecipò ad un incontro con i vertici di Banca Etruria e di Veneto Banca nella casa di famiglia ad Arezzo e l'allora ministra non proferì parola. La vicenda dunque resta aperta e le opposizioni vanno all'attacco con i 5 Stelle che chiedono le dimissioni della sottosegretaria. È la figlia del vicepresidente della banca per la quale chiedeva un intervento, comunque esprimeva una preoccupazione, cioè mi spiego, è piuttosto chiaro. La vicenda banche si incrocia con la fine della legislatura dopo l'approvazione del biotestamento, occhi puntati sulla manovra che dovrebbe essere licenziata dal Parlamento entro il 22 dicembre.